Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una MUA e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Il video di oggi, ragazzi, voglio andarvi a mostrare quella che per me è stata la palette scoperta del mese di ottobre. Sto parlando di una palette assolutamente low cost, me ne avete già sentito parlare, e sto parlando della Villain di Catrice. Questa qui in particolare è nella tonalità della versione Cruella di Crudelia Demon, come potete vedere dalla foto. C'era anche quella bellissima Maleficent di Malefica della Bella Addormentata, bellissima anche quella, ma prenderle tutte e due mi sembrava un pochino too much e ho deciso di prendere lei perché è quella con la gamma cromatica che mi ispirava di più ed è nelle mie corde. Sono praticamente e solo tutti i toni freddi, la trovo stupenda. C'è questa cialda che si chiama Miss The Devil ed è praticamente una cialda in crema, come potete vedere molto cremosa. All'interno ha queste microsfere, ve le faccio vedere da vicino, ed è molto molto simile alle cialde di Huda Beauty, non so se avete presente, e queste qui in teoria andrebbe proprio schiacciata molto molto bene, ma a me piace tantissimo questo effetto in gel per andare a creare dei punti luci molto molto interessanti. Sono dei top coat, in particolare questi due qua, sono dei glitter che fanno una luce stratosferica, cioè ci rendiamo conto, sembrano degli specchi. Questo qui che non l'ho molto capito è un doppio, ma andiamola assolutamente a provare insieme. Questa palette l'ho trovata molto molto simile alla mia amatissima Natasha Denona Glam Palette perché entrambe prevalgono i grigi, i colori freddi. Io ho la fortuna di possederle entrambe. Vi faccio vedere qui, questa qua è la gamma cromatica. Ecco, diciamo che non sono gli stessi colori, ovviamente. Questa qui costa 15 euro, questa qua ne costa quasi 70. È una palette strepitosa, posso assolutamente consigliarvi l'acquisto. Io la utilizzo per lavoro, la utilizzo praticamente sempre sulle spose. Se avete i miei colori e vi piacciono i toni freddi, questa qua assolutamente è da avere. O comunque da farvi regalare visto che il Natale è vicino, e se siete amanti comunque di colori nude, qui ne troviamo parecchi. Oltretutto c'è questo bellissimo rosa freddo. Non vi ho fatto ancora nessun video in cui la utilizzo, mi pare. Prometto che rimedierò, ma oggi è tutto dedicato a lei. Vado ad utilizzare oggi l'Easy Drop tonalità 6 di Fenty Beauty, il brand di Rihanna. Questo qua è il mio personale ed è un bellissimo fondo molto molto leggero, modulabile. Vi dico già, avrò alcuni pennelli sporchi, anche se io vi dico sempre, eccolo qua uno pulito, io vi dico sempre di tenere i pennelli pulitissimi. Io purtroppo non ho avuto il tempo perché stanno succedendo tantissimi cambiamenti nella mia vita. Voglio anticiparvi che ho finalmente cambiato lavoro perché io faccio la makeup artist, ma non è il mio lavoro principale perché al momento non sono così in carriera avviata. Chissà, forse un giorno riuscirò anche io a fare del makeup solo il mio lavoro, ma nel momento rimango coi piedi per terra e devo lavorare come tutti. Allora, sto utilizzando questo qui che è un pennello di Kiko da fondo. Dovrebbe essere il numero 05 e vado a stenderlo in maniera molto molto veloce. Questo fondotinta mi piace tantissimo perché è un fondotinta con effetto, non ha un effetto estremamente mattificante, ma mi piace molto come va ad uniformare la mia pelle. È estremamente leggero, ve lo faccio vedere anche da vicino. Come potete vedere, va sia ad uniformarmi la pelle, ma comunque rimane estremamente leggero. Riuscite a vedere ancora quelle che sono le lentiggini, qualche macchietta e qualche brufolino della pelle, perché a me non piace la full face classica da YouTube. A me piace un make-up estremamente naturale e di abbellimento, che è il make-up classico. È un ottimo fondotinta se state cercando un fondotinta leggero, lui è buonissimo, a me piace tantissimo. Poi vado con lui, il solito correttore, il Bare With Me di NYX.
sono piena di brillantini. Ah sì, perché ho sbocciato prima. E vado a metterne pochissimo qui e qui. Vado con un pennello a sfumare, lo potete fare anche tranquillamente con le dita. Scusate se sentite il galletto, i miei vicini di casa hanno le galline. E vi dicevo, ho cambiato lavoro, ho avuto la fortuna ho avuto la fortuna di essere stata licenziata. Vi dico fortuna perché il mio ultimo lavoro purtroppo ero un ambiente estremamente tossico, ma grazie al cielo è passato. Stavo veramente smattando con la testa, avevo delle responsabilità che non volevo, oltretutto la parte economica non brillava, ero piena, piena di cose da fare, venivo cercata anche al di fuori dell'orario di lavoro. Cosa che per l'amor di Dio può succedere assolutamente, io sono sempre più che disponibile nei lavori, sia nei lavori di make-up, ho ragazze che si devono sposare, ho clienti che devono organizzare, io rispondo sempre a qualsiasi ora, però era diventato veramente troppo, ve lo assicuro. Lavoravo in un baretto in città, ho avuto la fortuna che il mio titolare, nello stesso momento in cui io volevo dare il licenziamento, perché io volevo dare un licenziamento, però non ce la facevo più, stavo andando in esaurimento totale. Mentre mandavo già di curriculum, erano circa 3 mesi che stavo già iniziando a guardarmi intorno, e ho avuto la fortuna che il mio ex titolare ha ceduto il locale, quindi io ho avuto il licenziamento in un mese. E ho avuto l'estrema fortuna di stare a casa una settimana e ricominciare con un lavoro nuovo, simile a quello che facevo prima, ma in un ambiente completamente diverso. Orari di lavoro fattibili, prendo meno rispetto a quello che prendevo prima, e già vi assicuro che non prendevo una cifra astronomica. Ma sono veramente molto molto più serena e tranquilla e ho tutto il tempo di organizzarmi e di fare le mie cose, di stare dietro un canale, di passare del tempo con il mio ragazzo e con la mia famiglia, di seguire le mie passioni. Sto riprendendo a fare tantissime cose. Nel mentre vado a prendere questa palette qua di MAC, questa qui, è una palette fantastica, io la utilizzo per lavoro sulle spose. E nei backstage che ho avuto l'occasione di fare, ha delle bellissime. Queste qui sono illuminanti opache, queste qui sono delle terre. Questa qui è più fredda, questa qua è più neutra, questa è più calda invece. E vado a scolpire come al solito i volumi del viso. Io oltre a questo, è un ambiente molto dinamico. Bello, ho tantissime colleghe, cosa che prima lavoravo, iniziavo il turno di lavoro e lavoravo e non sapevo mai quando finivo, ve lo posso assicurare. Avevo un contratto orribile, fittizio, ed è stato così per 4 anni. I primi anni vi devo dire che non è andato così male, poi è arrivato il Covid, sono cambiate tantissime cose. Penso che sia facile, soprattutto nel mondo del lavoro di oggi, dare la colpa al periodo che c'è stato del Covid anche oggi. Molti si sono veramente appoggiati alla scusa del c'è il Covid, siamo in crisi, per l'amor di Dio siamo tutti in crisi. L'Italia oltretutto non è un paese che brilla a livello di contratti e a livello di paga. Ma penso che molti si siano adagiati tantissimo sulla scusa del Covid per sguazzare, tra virgolette, nel ti pago poco, lavora, ringrazia che lavora. Mi dispiace, ma io ho voglia di lavorare. Tantissimi miei amici sono andati a lavorare all'estero, si sono trasferiti all'estero. Non sapete quanti amici ho in questo periodo che se ne stanno andando. E la cosa mi rattrista veramente tantissimo perché non è giusto che io ragazzo giovane o comunque a qualsiasi età, se uno decide di andare via per farsi nuove esperienze, eccetera, per l'amor del cielo, un bacione, vai, parti e ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e di andare oltre le tue aspettative, ma che io debba decidere di prendere e andare via dal mio paese
che sia il paese dove vivo io, addirittura andare via proprio dall'Italia perché non mi offre un futuro migliore, questo veramente mi rattrista tantissimo. Ma io non mi voglio assolutamente perdere d'animo e sono sicura che arriveranno tempi migliori. Ora che sto cincischiando abbastanza, questa qui è la base fatta. Sono andata a scurire con le terre e illuminare, eccetera. Ora vado con questa fantastica cipria. Questa cipria qua è la Prep and Prime di MAC, costa una fucilata e un rene e mezzo, ma vi posso assicurare che è una cipria veramente fotonica. Io la utilizzo a lavoro, sui set, per me personalmente è una cipria assolutamente finissima. Ah, ecco, è una cipria libera. Io cosa faccio? Ne metto un pochino sul tappo, ora ecco qua, ne metto un pochino sul tappo con un pennello fatto a fiamma in questo modo. Questo qui è di Nabla, del set oro di Nabla, non lo trovate singolarmente, forse sì, lo trovate singolarmente, scusate. Vado a metterne un pochino in questa zona, vado anche nella zona del contorno occhi ed è una cipria assolutamente levigante, piallante. È opacizzante, è la miglior cipria che io abbia mai trovato. Stavo utilizzando quella di Sephora, la Smoothing Press Powder che vi ho fatto vedere negli ultimi Get Ready With Me. Mi piace, va bene per tutti i giorni, ma questa qui è veramente fantastica. Cioè, come questa cipria qua non ne ho trovate, mi dispiace. Anche a livello lavorativo, sulle spose, negli shooting. Questa qui è una cipria, se volete, cioè, se cercate la cipria della vita che vada a levigare, sia assolutamente impalpabile, non vi crei effetto polveroso, lei è veramente chef kiss. Anche se ho messo già la cipria, vado a prendere il mio blush in crema. Questo qui è il solito blush di Evelyn Cosmetics, che ho pagato una cazzata, 1,80 euro. Vado a prendere un pennellino, non vado direttamente sulla pelle perché potrei rischiare di andare a macchiare la base e sarebbe molto molto difficile riuscire a sistemare la macchia. Sorrido e cerco di stare alta. Se volete creare un effetto lifting al viso, se ad esempio avete un viso tondo come il mio o volete comunque avete già qualche annetto in più e volete andare a dare un effetto più rimpolpante e più pieno alla pelle, potete cercare di stare alte con il blush, anzi io vi consiglio di stare alte con il blush e andare a picchiettarlo e andate tranquillamente anche fino alla tempia. E poi lo andiamo a sfumare. Se invece avete un viso molto magro e volete riempire il viso, ad esempio avete un viso di forma triangolare, non so se conoscete le varie forme geometriche del viso, io in questo caso ho un viso tondo, leggermente ovale, ma il mio viso rimane molto tondo, come potete vedere. Per me sarebbe inutile sorridere come le solite tecniche che vediamo, sorridere e andare a metterlo al centro, perché questo non farebbe altro che impaffutirmi di più. Se invece avete il viso magro e volete riempire un pochino il viso, o avete uno zigomo già pronunciato di suo, quello che potete fare è il mio inverso. Io sto alta. Voi invece cosa fate? Sorridete con la classica tecnica e andate al centro e andate a sfumare. Il centro avrà più saturazione di colore e qui andrete a sfumare. Nel mio caso invece io resterò più alta, mi raccomando non qui attaccata all'occhio, ma alta in questa parte qui e andrò a concentrare il colore in questa zona qua e non andrò a riempire il centro del viso. Vado a sfumare anche col dito perché comunque è un blush in crema. Se volete potete andare anche un pochino sul naso, sul ponte del naso. Io non esagero mai perché non mi piacciono quei make-up che stanno andando di moda ora. Prima nessuno usava il blush, adesso tutti il blush e vanno a farsi questa roba da Heidi, che per me è una cosa bruttissima, ma ognuno ha i suoi gusti, non sto a giudicare. Magari tra un anno anche io sarò patita del blush così. Voglio esagerare anche col blush e vi faccio vedere questo qui che è un blush di Clarins e si chiama Miami Pink 03 e questo qui è un blush
è il tester di un blush. Vado sempre a prendere col pennello della Cipra ed è un blush in test che ho acquistato sempre su Vinted in una, c'era praticamente una box mista, pagavo 15 euro e ho trovato all'interno prodotti molto molto interessanti, tra cui questo blushino che trovo veramente super carino. È leggermente perlato, come potete vedere, questa parte qui è opaca e qui ha dei micro micro glitter, ma lo trovo veramente delizioso. E vado a prenderne un pochino e vado sopra il blush in crema. La polvere va a fissare la crema. Oltretutto, più tardi ho un aperitivo e quindi voglio una bella base molto carina. Poi vado, adesso che ho questo blush molto molto carino, se volete, se cedete col blush, mi raccomando, potete sempre prendere il pennello da fondotinta o la spugnetta ed andarlo ad alleggerire dove volete. La palette, e vado ad utilizzare questo qui che si chiama London ed è un colore da piega dell'occhio, quindi da transizione. Vado a prendere un pennello da sfumatura e vado a metterlo all'interno col colore più chiaro nella mia piega dell'occhio. Una cosa che ho notato molto di queste polveri è che spolverano parecchio, sono molto morbide, si sfumano bene, ma rilascia parecchia, guardate, rilascia molta molta polvere, ma a me sinceramente importa poco. Vado a prendere il Cupid Sarrow di Nabla, questi qua sono dei matitoni fantastici, molto molto cremosi e si fissano, non sono waterproof ma hanno una durata veramente buonissima. Però per andare di precisione vado a prendere un pochino di nero e vado all'attaccatura del mio occhio. E vado a ricreare quella che è la bordatura, guardate, vado a ricreare quella che è la bordatura delle mie ciglia, vado ad intensificare la bordatura. Visto che si fissa poi molto in fretta, vado subitissimo con un pennellino piatto da sfumatura, fatto in questo modo, e vado subito a sfumarla. E vado con piccoli tratteggi verso l'alto. Se invece voi preferite un effetto più definito, potete tranquillamente lasciare la bordatura naturale che avete fatto, ma a me piace molto l'effetto sfumatura. E voilà, ho terminato la bordatura da entrambi gli occhi. Ora sono indecisa se andare a prendere. Io sono stra-attratta da questo nero brillantinato perché è una cosa bellissima. Questo è più un top coat, e top coat ha un finish più brillantinato ma meno saturo di colore. Questo invece è direttamente un ombretto molto più scuro. Questo qui lo vedo adattissimo ad uno smokey eye serale, è bellissimo. L'ho utilizzato anche nel reel che ho caricato per Halloween, in cui mi truccavo da weekend. Da streghetta, e però mi sembra un po' tanto per un aperitivo un colore del genere. Anche se il make-up non ha mai regole. Mettetevi sempre quello che preferite. Volevo farvi vedere, cioè, ragazzi, ma ci rendiamo conto della brillantezza? Io sono sciocco basita, cheat. Bellissimo color maculato che non ho ancora utilizzato. Vado a mischiare i due colori e vado in fondo qui nell'occhio, non esagero, sempre leggere col colore, possiamo sempre fare in tempo ad aggiungere. A togliere diventa un po' un macello. E vado un pochino ad allungarmi verso l'alto. Prendo il pennello con cui ho sfumato il colore iniziale di prima e vado a dargli una sfumatura. Mi raccomando, verso l'alto non state basse, andate verso l'alto in modo che ci sia sempre questo senso di verticale. Cerco di depositare più colore possibile nell'attaccatura qui delle ciglia. E
e non di buttare colore everywhere. Sto molto attaccata alle ciglia e poi mi allungo verso l'alto. Lo so, voi direte che palle, ma io cambio sempre pennelli in continuazione, più sfumatura possibile, perché a me piacciono i make-up estremamente sfumati. Oh, questo galletto oggi ha deciso di tenerci compagnia, ragazzi. Vedete? Io vado verso l'alto, ve lo faccio vedere in modo più rallentato, in questo modo. Mi mantengo scura da questo punto fino all'attaccatura delle ciglia, fino a metà occhio, come potete vedere. Di qua mi accorgo che non è abbastanza scuro nell'angolino interno, quindi mi alzo ancora un pochino e scurisco. Come vedete, il colore comunque è un colore scuro, potente, però andandolo a sfumare e lavorarlo e lavorandolo bene, è comunque un make-up portabile. Potremmo anche mettere direttamente un colore chiaro nella parte più interna del dotto lacrimale e finirla qui, oppure mettere ancora uno, due, tre colori. Io non voglio metterne troppi, ne metterò ancora due. Uno intermedio, giusto per farvi vedere la palette grigino qui, che si chiama Money, e lo vado a depositare qua. Voglio vedermi più tardi a montaggio a tagliare tutti i chicchirichi dei galletti. Tagliare tutti i chicchirichi dei galletti. E adesso anche il vicino di casa che accende e tagliamo l'erba. Ale! Il segreto per renderli comunque portabili, non utilizzando dei color carne, i soliti nudi, i soliti marroncini, è continuamente andarli a sfumare ed usare il colore un po' per volta. Ora ho deciso di andare ad utilizzare Rebel Art, che è questo bellissimissimissimo. Cioè, ragazzi, guardate la luminosità di questo colore, è fotonica. E vado a tamponare poco, poco, poco. Guardate che roba. Fanno fallout, non esagerato che vi trovate glitter fino qua, ma qualcosina potrebbe cadere. Se volete toglierlo in modo sicuro al 100%, mi hanno insegnato nel corso make-up prendere un pezzetto di scotch e andarlo a levare con lo scotch. Questo è l'unico modo in cui voi siete sicuri al 100% di non andare a danneggiare il make-up togliendolo con mani, pennelli, eccetera. Non sono un amante del baking, anzi non lo faccio praticamente mai perché non mi piace mettere chili e chili di cipria, le classiche strisciate di cipria qua sotto e poi andare a togliere, va a segnare tantissimo il contorno occhi, in foto può sembrare la fine del mondo extra pallante, dal vivo vi assicuro che non è così. Tornando alla mia vita, sono estremamente contenta di aver cominciato un nuovo lavoro da circa una settimana. Le colleghe, vi ripeto, sono molto carine per il momento, mi trattano tutti bene, sono in un ambiente di lavoro molto molto ben tutelato, ve lo posso assicurare. Quando prima era, non so se voi avete mai lavorato in un bar, ma era veramente pesante, o comunque clienti soprattutto che veramente non sanno vivere e se la prendevano con te. Ti insultavano, soprattutto uomini, vi lascio immaginare che rottura di scatole, anche molto molto più grandi di me, e grazie al cielo è passato, e sono veramente contentissima di avere questa nuova opportunità, spero di riuscire sto pulendo intanto il piegaciglia. E l'unica rottura di scatole, ragazzi, è che mi hanno fatto togliere il dilatatore perché per una questione di sicurezza igienica, eccetera, non posso tenere anelli, collane e dilatatore durante l'orario di lavoro. Pazienza, me lo è andato via per sempre. E anche lo smalto, purtroppo non posso mettere smalto per una questione che tocco alimenti, eccetera, ma pazienza.
Pazienza, rimedierò col make-up. Mascara del momento assolutamente per me è il 360 Flip di Clio Makeup, mascara che sto amando tantissimo. Ho fatto anche un reel, gente su Instagram mi ha scritto che mascara stessi indossando e l'hanno acquistato perché è un mascara veramente fotonico. Ora vi farò vedere con una passata com'è questo mascara. Non costa poco, sui 17,50 euro, ma li vale assolutamente tutti. Questo qui è il mascara con una passata. Non so se ci rendiamo conto della bellezza di questo mascara. Guardate, sembra che ho le ciglia finte, non sto scherzando. Pettina molto molto bene le ciglia ed sono rimasta veramente stupefatta dal fatto che lavora bene fin da subito, perché solitamente i mascara hanno bisogno di un paio di settimane per funzionare bene, ma lui funziona alla grande, fin da subito si vede. Questo qua è un periodo di ricomincio, ho ricominciato a studiare inglese, ho scaricato Duolingo, non tanto però ho deciso di riprendere un pochino in mano l'inglese perché mi sono resa conto che la mia pronuncia tante volte è orripilante, ma ho sempre avuto difficoltà con l'inglese. Questo qui, ragazzi, è il mascara. Mettiamolo anche sotto, così vi faccio vedere anche l'effetto sotto. E considerate che tutti abbiamo un occhio con più ciglia e un occhio con meno ciglia. Solitamente l'occhio con meno ciglia è la parte in cui noi tendiamo a dormire di più e quindi è più schiacciato. Comunque, questo qui è l'occhio con più ciglia e questo è con meno. Fotonico. Vi faccio vedere anche sotto. Non fate caso, i brillantini li andrò a pulire alla fine. Come trucco occhi direi basta, ma volendo potremmo anche andare a utilizzare un altro colore. Io solitamente a me piace lasciare il make-up così perché mi ingrandisce ancora di più l'occhio, ma in questo caso potrei andare ad utilizzare questo colore qui, Modern, è un grigio opaco con un puntinissimo di nero. E vado a sporcare leggermente l'occhio. Mi rendo conto che va a, diciamo, ad allungare molto di più l'occhio. Vedete? Molto carino, non lo faccio mai, ma molto carino. Poi, parte finale, rimangono le labbra. Io ero andata ad idratare le labbra con un burro cacao normalissimo. Ora abbiamo due opzioni. Vorrei utilizzare con voi questo qui che è un rossetto liquido, un liquid love di Clio, sempre di Clio Makeup. Io adoro il brand di Clio Makeup, non sono pagata, ma trovo che sia strepitoso. Questo rossetto qua l'avevo già terminato, questo qua è il mio personale, quindi è un bellissimo, bellissimo nude, anche se mi rendo conto che su di me i nude non stanno da Dio, ma direi che il trucco occhi è già abbastanza importante per me. Ma questo qui non capisco se è sulle mie labbra o si ossida. Trovo che cambi colore, diventi un po' più scuro durante l'asciugatura. Penso che sia già per la colorazione delle mie labbra sotto, ma trovo che sia veramente molto carino. Se vogliamo esagerare, posso andare a contornare con una matita. Mi raccomando, i rossetti liquidi vanno sempre stesi prima loro e poi vanno bordati con una matita. In questo caso io utilizzo la 316 di Kiko. Una combo che faccio da qualche giorno è utilizzare questo gloss qua di MAC. Non vedevo l'ora di parlarvi di lui. Questo qua è il lip gloss di MAC. E non ho mai trovato occasione per parlarvene. E voi direte, Miki, ma è solo un gloss? Ce ne sono mille. Certo, ci sono mille gloss, ma questo qui, ragazzi, è il gloss. È strepitoso, fenomenale. È un lip gloss trasparente, normalissimo. Ma io, ragazzi, un lip gloss con una durata e una luminosità così duratura non l'ho mai trovato.
Le spose quando lo mettono sentono, mi dicono proprio che sentono che è diverso dai soliti gloss, ma ve lo devo far vedere. In questo caso io ne ho messo un pochino sulla mano, guardate che brillantezza. Prendo un pochino il dito e vado a tamponarlo sopra il rossetto. Mi piace molto avere l'effetto gloss perché comunque trovo che vada a levigare molto bene, in particolare lui, questo gloss, vada a levigare molto molto bene le labbra. Addirittura potreste prendere lo scovolino, uno spazzolino, fare così, pulirne un po' e tirare in questo modo. E voilà! Questo qua, ragazzi, è il make-up terminato. Spero di non avervi annoiato con le mie ultime news. Stavo pensando di fare un video in cui rispondo a delle vostre domande. Se avete delle domande da farmi, io sono ben lieta di rispondere. Lasciatemele pure qua sotto nel video. Io cercherò di raggrupparne tutte e quando ne avrò all'incirca una decina, potete farmi anche più di una domanda se vi interessa. Quando ne avrò una decina, cercherò di fare magari un Get Ready With Me in cui rispondo a cose che vi piacerebbe sapere di me. Vi mando un grandissimo bacione e ci sentiamo nei commenti. Alla prossima! Ah, iscrivetevi al canale, mi raccomando!